Ciao a tutti, buonasera, hello, welcome, benvenuti al canale di Costellazione, welcome to the Constellation Program Channel. E all'inizio della serie, oggi inizieremo il nostro evento in italiano. Today we'll begin our event in Italian, come la madrelingua del nostro artista, per 5 minuti. E poi, nella seconda parte, avremo 5 minuti in inglese per i nostri spettatori anglofonici. Today we'll begin in Italian, as I said, and then we'll have 5 minutes in English for our Anglophone speakers. We're beginning the program in Italian as the native language of our guests. Sono felice di presentarvi oggi a Gian Perucchini, pittore e artista italiana di origine etiope, che vive e lavora a Milano, da dove ci raggiunge oggi. La sua ricerca artistica si concentra sulla storia dell'arte, sulle immagini nelle varie culture e collegamenti tra culture diverse. I suoi dipinti recenti includono una serie di ritratti di italiani afrodiscendenti storici, un altro quadro sulla stella d'Axum e una serie di quadri sul tema del gioco degli scacchi. Gem, grazie mille di essere qua e per la tua partecipazione in Costellazione. Un gran piacere e onore di iniziare il programma con te. Grazie, grazie a te, Telle. Iniziamo, 5 minuti. Il concetto di Costellazione è di discutere un'opera d'arte scelta dall'artista per mettere in luce qualcosa di importanza per l'artista nella sua propria ricerca. Tu, Gem, hai scelto questo nuovo dipinto qua, in dettaglio. Il quadro è intitolato, in una bella coincidenza per noi, senza titolo, Untitled, Costellazioni. Ci introduresti al dipinto? Sì, certo. Allora, io sono partito facendo questo dipinto perché per ora la mia ricerca si sta focalizzando su come nasce un'immagine e quindi dove parte l'immaginario collettivo e quindi dove si creano quegli archetipi dove tutte le persone ci si possono ritrovare. E quindi andando a ritroso, leggendo, mi piaceva l'idea che, diciamo, che la prima immagine per l'uomo sia stata quella delle stelle. Infatti, nel personaggio con l'abito blu, si possono vedere ad esempio delle immagini delle stelle ed è un blu molto intenso, perché ho guardato molto le immagini di, ad esempio, Duccio da Buonissimi, piuttosto che Giotto, di questi pittori italiani del Rinascimento, del primo Rinascimento, e anche della pittura senese, che mi hanno influenzato molto, e quindi ho cercato di creare un connubio tra i pittori, diciamo, italiani che mi sono, diciamo, serviti per la mia formazione e anche le mie origini etiope, con queste figure che riprendono anche molto gli affreschi delle chiese ortodosse etiopi. Quindi mi piaceva questa. Quindi il vestito blu è un po' come cielo stellato, no? Sì, esatto, esattamente. Quindi parliamoci un po' di più dei riferimenti diversi nel dipinto. Ci sono tanti, come dicevi, da Giotto a Duccio, a David Hockney, alla pittura etiope, a diverse iconografie. Questo miscuglio, secondo me, di riferimenti da noi, invece, dalla tua ricerca, una ricchezza storica e creativa. Che ne pensi di questa costellazione nel lavoro? Praticamente, appunto, per me la costruzione dell'immagine è molto importante e diciamo che appunto per il mio immaginario ho cercato di riunire tutti gli aspetti che appunto mi interessano l'immagine, fanno anche parte della mia biografia, appunto può essere la fresco etiope piuttosto che riferimento a un pittore italiano o interessi che possono essere appunto anche la pittura contemporanea, come appunto facevi riferimento tu a David Hockney, che è un pittore che personalmente stimo molto e ho cercato non di, diciamo,
di ho cercato di omaggiarlo, diciamo così, mettendo alcuni dettagli come quelli appunto della parete dietro ai due personaggi che riprendono alcuni dei suoi, diciamo, alcuni dettagli dei suoi dipinti. Che bello, no, è un bel punto su di Hockney, come un omaggio nella pittura. Quindi c'è anche l'importanza della storia nella tua ricerca, ma allo stesso tempo c'è l'importanza della contemporaneità, no? Sì, certo. Quindi comunque a parte l'aspetto del passato e del presente, interessa anche molto come si sviluppa la creazione dell'immagine nel futuro. Quindi anche tutti quegli aspetti scientifici, come possono essere l'intelligenza artificiale e come diciamo, nel futuro si potranno creare immagini su, diciamo, appunto questa intelligenza artificiale. Quindi cosa sarà l'immagine del futuro, ecco. Quindi tutti quegli aspetti Fantastico. un po' ancora da scoprire, ecco. Mi piace tanto l'idea di un nuovo futuro tramite una pittura. Come descriveresti quindi il tuo processo? Come cominci appunto, diciamo, un lavoro a livello concettuale praticamente? Sì, io parto semplicemente comunque. Non so, guardando appunto immagini, faccio molta ricerca appunto sulle immagini, poi magari leggo alcuni testi che mi interessano, poi quando ho trovato diciamo alcuni punti fermi, inizio a disegnare, mettere giù molti bozzetti, anche con le proprie colori, e da lì poi appunto parto diciamo con una maniera abbastanza classica. Quella della pittura, diciamo, classica, che è quindi disegno, imprimitura, disegno, e poi tutte le fasi fino alle velature. E quindi Ma c'è è un processo un abbastanza. processo classico, ma allo stesso tempo c'è una rottura, si può dire, dentro il processo classico, dato l'uso dello spruzzo, della tinta nella tua pittura. Secondo me comporta un po' di rischio, no? All'opera d'arte. Che ne pensi del rischio? Sì, il rischio diciamo che è quella componente non calcolata nei dipinti che appunto con questo effetto, diciamo, spruzzo che metto sopra il dipinto, cioè mi piace comunque questa idea proprio dell'ultimo passaggio che non è calcolabile, non si può studiare, ecco, cioè, quindi mi piace questa, diciamo, non comprensibilità del lavoro finale, ecco, del gesto finale, quindi del poter far sì che alla fine il dipinto sia bene o male come uno l'ha progettato, però non sarà mai esattamente Sì, come è e crea iniziato. anche un po' di velo sulla Sì, tela. sì, sì. Sì, esatto, comunque anche questo è diciamo, che è anche un mezzo per dare un effetto un po' più appunto di un rimando all'antico, ecco. Fantastico. Mi piace tanto l'idea di creare un nuovo futuro per l'opera, ma anche un'unione tra la storia e la contemporaneità tramite il velo dello spruzzo. Per concludere, ci lasceresti con un pensiero finale. Sì, cioè io spero comunque questo, diciamo, mio percorso, spero di riuscire un po' a capire a cosa voglio arrivare, diciamo, riguardo a dove nasce l'immagine, quindi so che mi porterà a diverse strade, infinite strade, ma credo che se riuscirò ad avere, diciamo, un minimo di risposte. Potrebbe essere molto utile sia per me stesso, ma anche per diciamo, chi guarderà i miei lavori, perché farà sì che comunque tutti ci si possano immedesimare, ecco, perché l'immagine, diciamo, che è una costruzione che tutti abbiamo all'interno di noi stessi, credo. Grazie mille, Gem, è una bella idea di lasciarci. Per imparare di Grazie a te. più sulla ricerca di Gem Perchini si può seguirlo su Instagram, @gem.perchini.
si può leggere di più sul sito web di Costellazione. Iniziamo ora con la parte in inglese. Now we'll begin with the portion of our discussion in English. My name is Tenley Bick. I am Assistant Professor of Global Contemporary Art at Florida State University and the curator and founder of our program, Costellazione, or Constellation in English. It's my pleasure today to introduce all of you to Jem Perugini, a painter and Italian artist of Ethiopian origin, who lives and works in Milan, where he's joining us from today. His artistic research focuses on the history of art, broadly conceived, and on images in various cultures and points of connection between different cultures. His recent paintings include a series of portraits featured in Vogue Italia of Italians of African descent in history. He's also made a recent work featuring the Stili of Aksum, and a series of paintings on the theme of checkers as a game with cultural, historical, and artistic significance. Jem, thank you so much for your participation in Costellazione. It's a great pleasure and an honor to begin our program with you. Thank you. Thank you, Tali. You're welcome. The concept of Costellazione, as I said, which means constellation, is to discuss one work of art chosen by the artist to highlight something of importance in their practice, in their own view. Jem, to begin our 5 minutes, you have chosen one of your most recent paintings, which we see here. This is a detail. You can see the entire view on our Instagram page and on the website, entitled Untitled Constellations. It's a beautiful coincidence in title for our program. Would you introduce us to the work? Okay, thank you, Tyler, for the invitation. So this painting, this constellation, continues some research I've been doing on image source and the idea of how images come from different places. These constellations of images draw points from different cultures and different places. Over the course of my research, I saw that there are many points in common between different peoples. I really like this idea of a constellation as a starting point for all the cultures and for the creation of image. Take, for example, the figure in this blue suite. This really blue suite is also a starry sky. There are different references to Italian painting in the work, in which I refer to Duccio di Buoninsegna, to Giotto, and other masters of Italian art. And at the same time, I also made references to the frescoes of Ethiopian Orthodox churches, as you can see in the portraits. I really like this union between different cultures. In this case, I belong more to this union. One is my land of origin, Ethiopia. The other is my adopted land, Italy, the land of my formation. I saw the development of that idea here in a more self-aware way in order to see the important thing. This idea of a conscious union and of an exploration of your homeland of Ethiopia and your adopted land of Italy is really, really beautiful. Let's talk about the many different references in the painting. You mentioned Giotto and Duccio, and as well as David Hockney, and also Ethiopian painting and Ethiopian Orthodox churches. There are also varied iconographic references, such as the olive branch that we see in the hand of the figure in red in the painting. This pastiche of subtle, sort of diverse references gives a kind of historical and creative richness to your work and to the viewer. What do you think of these constellations and this union in the work? My references to Hockney is in the world that's behind the figures in my painting. I wanted to figure out how I could integrate Hockney into the work without it being too banal, or rather to make an homage to a painter whom I hold in high esteem. As I was saying before, I look a lot at old painters because I believe it's something special to be able to communicate something in a painting. I really like this union between a painter whom I appreciate a lot and ancient artists, to unite them to something together. This idea of a new function and coming together, the capacity of the union is brilliant. So in that case, history is really important in your work, but so is contemporaneity. How would you describe then this navigation in your artistic process? I mean, both on the level of a conceptualization of how you begin a work and at the level of its execution.
On a practical level, I always start out from drawings. I try to mimic myself by looking at many images of pens. After that, I make many drawings and sketches, not always to translate them into a painting, but to have really an idea of how to position my figures better in a setting that I more or less make, and then from there, begin painting on the canvas. Then with the colors in a process that's rather classical from a certain point of view. That's really nice. You're speaking then about your use of a classical process, but at the same time, sort of interrupting that. I wonder if you can think about more about this classical process in relationship with the use of the spray of paint on the canvas. This process to me would seem rather risky and would entail putting your carefully constructed work at some risk, no? Yes, definitely. But I would add that the thing, let's say, to ensure more than anything, that's always the same. With spots of paint, in a certain sense, they are controlled with record to where I will go. But in other sense, they never know that where they will go as a liquid material. It's a bit about keeping them controlling. Interesting. Yes. So, in controlling the paint, then, at the end, in the Italian portion, you mentioned that it creates a kind of effect that makes it look antique in the end. I think that's really an interesting way to unite history and contemporaneity in the work. And that's a really beautiful idea. Do you have, beyond that, any final thoughts for us? Yeah, with regard to the next steps in my work and how I would like it to develop with this research. This work, I really care about it because it's really personal. I believe that everyone can find themselves again in their own way. I don't know how its research will turn out, but I think it will be useful for the development of my work. Thank you, Gem. So, Grazie thank you. infinite. And thank you to Grazie a te. everyone for watching. Please do follow Gem on Instagram at gem.perucchini. You can find his tag, his handle, his username in our bio. And please continue to follow our programming. You can learn more about Gem's work on our website, www.costel-azione.com, also in our bio. And I encourage you to keep following Gem's practice. Our next appointment will be on October 30th with Christopher Vegeticanku, Luigi Christopher Vegeticanku, who is here with us in the audience. Vi aspettiamo lì. Grazie mille, Gem. Grazie di cuore. Grazie a Grazie, tutte. grazie a te. Buona Ciao a te, serata. grazie. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.